È stato un battesimo quasi in sordina quello che ha accompagnato oggi la messa in funzione del dispositivo che permetterà di oltrepassare il ponte della Costituzione alle persone con difficoltà nel superamento di dislivelli. Dalle 8 della mattinata di oggi è infatti possibile salire sull'ovovia agganciata al ponte progettato dall'architetto Santiago Calatrava e a poter usufruire del trasporto gratuito saranno non solo le persone con patologie mediche o disabilità motorie, ma anche gli anziani, le donne in stato di gravidanza e le persone con bimbi in passeggino. Chi vorrà utilizzare il servizio dovrà premere il bottone del videocitofono e attendere la verifica video del personale AVM, l'azienda veneziana per la mobilità, che aprirà le porte d'ingresso. Una volta azionato il tasto Start, la cabina verrà sollevata dal suolo da un elevatore e depositata sulla slitta traslante fino a raggiungere la sponda opposta del ponte, al termine di un viaggio di quasi 8 minuti. Dopo gli ultimi giorni di prove, per garantire la sicurezza e testare le ultime modifiche richieste, è stato quindi dato il via libera alla messa in funzione dell'opera. Tema caldo tra i veneziani rimane il costo, che ha oramai raggiunto la cifra dei 2 milioni di euro, frutto anche dei numerosi ritardi nella realizzazione. La spesa se la pagheranno. Troppo, per me troppo, da niente che si poteva risparmiare, questo qui è una spesa grande. Non potranno invece usufruire della traversata i numerosi turisti carichi di valigie. Per loro l'opera non porterà alcun giovamento e dovranno continuare ad affrontare i numerosi scalini. Cose semplici, perché i turisti che va su quei paese e non riesce ad andare su, fa una fatica, rompe tutto. Basta mettere qualcosa che renda liscio un gradino. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 22 e dalle 9.30 alle 20 nei giorni festivi, anche se, verosimilmente data la scarsa segnaletica informativa presente, le prime ore di funzionamento hanno lasciato il servizio deserto e l'utilità e la funzionalità rimangono ancora da valutare. In ogni modo, tanto in tanti che ci ha passato il dinca qua. Questo è importante per lavorare la gente.